è? Io? Volontariato è? Voi? No, in generale. To release me from the longest afternoon. Beh, secondo me il volontariato è una specie di lavoro in cui le persone vanno volontariamente, senza essere pagati, per fare una cosa buona per qualche comunità o anche delle altre persone. Sono delle manifestazioni per aiutare gli altri. Dare senza ricevere qualcosa di economico. Di solito il volontariato è una persona che vuole dare, contribuire ad un bisogno che sta nella società o aiutare delle persone che hanno bisogno. Per mettersi a disposizione delle problematiche che ci possono essere è un aiuto che si può dare, diciamo, alle persone più bisognose. Persone che vuole dare un po' del loro tempo aiutando gli altri e non vuol dire qualcosa molto formale necessariamente. Aiutare il prossimo, stare vicino con le persone che ami. Non essere comunque te stessa non aiutare appunto il prossimo. Allora, il volontariato è un'azione simbolica dell'uomo per aiutare gli altri. Sensibilizzare le persone che c'è un bisogno intorno, sia nel proprio territorio o per uno scopo personale, si può coinvolgere le persone a diventare il volontariato e fargli capire che il dare è l'amare. I volontari attraverso le amicizie oppure parlandone anche quando uno esce con gli amici ne parla e ne lo dice a tutti. Secondo me è molto importante prima sapere come si può essere coinvolto. Voglio dire che se c'è un centro nella tua città dove si organizza i volontariati, questa è un'informazione molto importante per i giovani, perché secondo me molte persone non sanno che esistono questi posti e questo è il primo passo. Informandoli su quello che si deve fare. Sicuramente bisognerebbe fare più campagna pubblicitaria dalle scuole, secondo me, dalle scuole e per l'università. Adesso sto lavorando dall'Eurodesk come volontariato. Oltre di questa esperienza sto facendo anche il volontariato da un'organizzazione che si chiama Marzo 78, che cerca di aiutare i ragazzi con i problemi sociali sia in famiglia sia dalla società e dargli una mano, passo il tempo con loro. Sì, l'anno scorso ho avuto un'esperienza di un anno e abbiamo aiutato delle ragazze madri diciamo nelle loro attività, quando loro avevano bisogno di un po' di privacy, noi ci prendevamo cura dei loro bambini ed è stata un'esperienza abbastanza bella, diciamo. Io ho fatto il volontariato un paio di volte in Inghilterra, in una casa per gli anziani, pure lavorando con gli immigrati che aspettano asilo in Inghilterra, poi pure qui in Italia. Adesso sto facendo lavoro con un'organizzazione che si occupa di distribuzione dei alimenti per le famiglie che hanno bisogno di un po' di aiuto. Sì, l'ho fatto in un asilo. Praticamente sono stata in questo asilo per 3 mesi, tutta l'estate. E comunque c'erano bambini che avevano difficoltà economiche, quindi i genitori li tenevano là proprio perché non ce la facevano a casa e quindi li portavano là. No, mi trovavo abbastanza bene, i bambini giocavano tranquillamente. Diciamo che ognuno di noi ha un lato positivo da donare alle altre persone e bisogna saper sfruttare le proprie capacità ad aiutare il prossimo. Secondo me non serve niente, solo la voglia di dare un po' del tuo tempo. Non è necessario qualche qualifica, solo che sei interessato.
Serve la maturità, soprattutto in un ragazzo, disponibilità di quando viene chiamato di esserci. Servirebbe solo un po' di tempo e di buon senso. Il volontariato non è solo aiutando l'uomo vecchio a attraversare la strada, il volontariato è anche di più, cioè è anche quello, perché anche la beneficenza inizia a casa. Io direi a tutti quelli che finiscono i superiori oppure si laureano a fare direttamente un'esperienza volontariata, perché comunque si apprende delle capacità che servono per la vita lavorativa. Molto positive, divertente, ti diverti a stare con gli amici, aiutare le persone. Per i giovani è anche un'azione formativa, perché adesso non ce ne rendiamo conto, diciamo, delle azioni che facciamo di volontariato, ma nel futuro noi potremo avere delle conseguenze positive su noi stessi anche. E se tutti facessimo una piccola cosa ogni giorno, sicuramente si vorrebbe fare tanto. Avete già fatto un volontariato? No. No? E forse nel futuro volete fare uno? Io sono vecchio ormai. Which color?